conoscevo uno che per un graffio alla macchina ammazzò suo padre. Il 10 aprile il regista Daniele Cipri, ospite della rassegna Il cinema italiano visto da Milano, ha trascorso un'intera giornata alla scuola Milano Cinema e Televisione. Una lezione aperta anche agli studenti di altre università, in cui l'autore palermitano ha raccontato il suo esordio alla regia in solitaria, con il film premiato a Venezia È stato il figlio. Ho voluto spezzare le ali all'infanzia di un'ignoranza, una famiglia ignorante, una famiglia che non capisce, che non comprende gli altri, e con i vizi di un padre che ha il suo giocattolo e quindi non vede l'ora e sapeva di comprare o dare la possibilità a un figlio di un futuro che non ha. L'autore ha ripercorso insieme agli studenti gli anni della sua formazione come artigiano della pellicola. Io avevo questo negozio con i miei genitori, mio padre era riparatore di macchine fotografiche, quindi riparava per tutti i fotografi della Sicilia. Allora a quel punto poi si è deciso di aprire uno studio fotografico e quindi io e mio fratello viviamo e nasciamo con questo mestiere di artigiani. Un ultimo risciacquo? Il successo è arrivato negli anni 90, quando in coppia con Franco Maresco ha portato sugli schermi televisivi il famigerato programma Cinico TV. Certo, nel nostro piccolo di rivoluzionare un po' quell'orario, che erano le 8:30, e arrivare con un pugno allo stomaco. Veramente, perché un medicinale sputò dente. Nel 1998 la coppia Cipri Maresco gira Totò che visse due volte, un vero e proprio caso sulla censura in Italia, quando la commissione di revisione cinematografica ha cercato senza successo di impedirne l'uscita nelle sale. È una riflessione sull'umanità, su quello che sta succedendo, sull'abbandono, che poi ho continuato anche con l'ultimo film. L'autore durante l'incontro ha visitato i set allestiti, gli spazi didattici della scuola, confrontandosi con allievi insegnanti e rivelando i trucchi del mestiere. Il consiglio di Cipri agli aspiranti autori è che armati di passione e di un'idea forte è possibile sfidare il mercato delle grandi produzioni, anche in un momento così difficile per il nostro cinema. L'altro elemento fondamentale, ha detto, sono i rapporti umani con i propri collaboratori. Devi essere onesto, devi avere le idee e devi essere sicuro di quello che fai. Cioè, avere, non è importante neanche avere la tecnica, cioè basta che tu hai un gruppo di persone che ti stanno accanto, che ti seguono. Bisogna costruire una famiglia all'interno di questa grande macchina, che poi può essere anche con pochi soldi, e vengono delle cose bellissime.